Amsterdam, dove a Cedempoli mi trovo. Forse la persona che vive in questo loco mi può dire dove sono e come evitare di restarci più a lungo. Vieni, entra. Come stai? Il mio nome è Merlino e sono un mago. Sì, sul serio, un mago? Andiamo, fammi vedere una magia, eh? Ti prego, ti prego! Ma certo, qualsiasi cosa per compiacere un ospite. Niente male come trucco, Merlino Ciccino. Tu lo sai fare questo? Così almeno avrà un hobby, ma io mi sento ancora un po' lontano dal mio habitat naturale. Mi spiace interrompere questa dimostrazione spettacolo, ma saprebbe dirmi dove mi trovo? Sembra che tu ti sia perduto nel tempo, mio caro. Qui non siamo in nessun luogo. In nessun luogo? E sa dirmi come faccio per tornare in un qualche luogo? Certo che lo so. Devi andare da un'epoca a un'altra e trovare simboli come questo. Essi ti daranno accesso a nuovi luoghi e ti riporteranno progressivamente al tempo presente. Allora, fai attenzione, coniglio. Raccogli 10 di questi oggetti per ottenere un simbolo orologio. Basta, basta così per ora. Ciao! Sì, ci vediamo, Merlo! Mentre stai correndo, prova la funzione roll. Può essere usata anche come modo per attaccare i nemici. Usa le funzioni salta o colpisci per combattere alcuni nemici e le due funzioni combinate per combatterne altri. Se non riesci a colpire un nemico quando ti sta di fronte, prova a colpirlo da dietro, potrebbe funzionare. Potresti anche doverlo stancare un po' prima. E quando si ferma, colpiscilo da dietro, coniglietto. Puoi usare oggetti come martelli di legno per mettere fuori combattimento un nemico, ma devi farlo in fretta, funziona solo per poco tempo. Puoi spostare degli oggetti usando la funzione spingi, può servirti anche per arrivare a un oggetto o a una zona posti troppo in alto. Yeah.
Balza su alcuni nemici per arrivare a oggetti o zone inaccessibili. Puoi raccogliere degli oggetti e lanciarli contro i nemici. Puoi anche raccoglierli e andare a posizionarli da un'altra parte. Per atterrare incolumi su oggetti esplosivi come le casse del TNT, usa la funzione orecchie per atterrare dolcemente su di essi. Per evitare di svegliare qualcuno, usa la funzione piedi piuma che può essere usata anche su superfici fragili. Salta e premi la funzione immersione su un buco del coniglio per andare sottoterra. Per uscire raggiungi un buco e salta. Raccogli questo per cominciare il tuo viaggio. Ti porterà all'età della pietra. Vaga là in mezzo, scegli uno degli accessi, esplora ogni anfratto e recupera tutti gli orologi che vi sono nascosti. Stupendo! Grazie, Merlo! Nient'altro? Ah, sì, certo! Raccogliere carote ti aumenterà l'energia. Basta così per ora. Ci incontreremo ancora durante la tua avventura. Viaggiare nel tempo è uno dei miei passatempi preferiti. Ti spiegherò qualche altra cosa più tardi, viaggiatore del tempo. Arrivederci! Sì, ci vediamo, Merlo! Collezionare simboli? Beh, perché no? Dopotutto hanno riso anche di quello che ha scoperto la penicillina. Bella giornata, vero? Sì, ci vediamo, Merlo!